Hola, ciao ragazzi e ben ritrovati. Vi presento il video di questa sera, secondo video della giornata, questa guida alla sopravvivenza zombie. Perché faccio questa piccola introduzione al video che a breve vedete? Perché vi volevo dire che ho partecipato in un video del grandissimo Venom di Spawnaround, che tra l'altro saluto, un fratello metal proprio, e volevo dirvi che questo video è suo. L'ho caricato anche sul mio canale, ovviamente, per farvelo vedere anche a voi nel caso vi piacesse, ma questo video è suo e io ho fatto soltanto una piccola comparsa, una partecipazione che vedete a breve. Se lui ha idea, intenzione di portare avanti questa serie, appunto su una specie di serie, quella di Kovac, se vi ricordate, di How to Survive, un piccolo manuale per la sopravvivenza in apocalisse zombie. È veramente bella la grafica, il montaggio e tutto, la vedete, è una cosa ovviamente simpatica, a tema abbastanza ironico. Caricherò soltanto il primo episodio della serie sul mio canale. In descrizione al video trovate il canale di Venom Spawnaround, quindi iscrivetevi al suo canale perché tutti i prossimi episodi, in cui spero qualche altra volta magari di partecipare, li vedrete unicamente sul suo canale. Quindi spero che il video vi piacerà, ringrazio ancora una volta Venom, viva il metal! E ragazzi, iscrivetevi al suo canale perché il proseguimento della serie sarà tutta sul canale di Venom. Ciao! Gli zombie non esistono e non potrà mai esserci un'apocalisse zombie. E chi lo dice che sarà sempre così? Se volete prepararvi al meglio per un possibile disastro planetario, siete nel posto giusto. Tutti conosciamo gli zombie, grazie a videogiochi, film e serie TV, e abbiamo imparato a conoscere i loro punti deboli, cosa fare per evitarli, eccetera, eccetera. Questo che state vedendo vuole essere un manuale contenente tutte le regole fondamentali che vi servirebbero nel caso voleste tenervi stretto il vostro posto sulla Terra in un eventuale disastro. Quindi, cominciamo. L'epidemia ha sempre un inizio, che sia rapido o meno. Quello di cui potremmo essere certi è che una notizia del genere manderebbe in pappa tutto il sistema, autorità mondiali comprese. Non farebbero altro che dispensare inutili consigli che con tutta probabilità condurrebbero l'umanità più rapidamente verso la fine. Come comportarsi quindi nella prima fase dell'apocalisse? Sentiamo cosa ha da dire il nostro sceriffo. Ehi, bello! Sei ancora vivo, sei? Questo mi fa piacere, lo sai. Beh, la mia esperienza apocalittica mi insegna che la cosa principale da fare è trovarsi un gruppo di persone. Fare gruppo, stare tutti insieme, stare uniti. E perché no, anche nel caso prepararsi una bella macchina, no? Per levarsi dai coglioni nel caso la situazione si facesse particolarmente calda. E te sai cosa intendo con particolarmente calda. Consiglio principale che posso darti è trovati amici, familiari, fai gruppo con loro. Trovatevi scorte di acqua, di cibo e soprattutto di benzina, se no, se rimanete a secco, sai, quei granchiacci schifosi prima o poi vi prenderanno. Ma la cosa importante è trovati persone fidate che conosci, perché lo sai bene, quei figli di puttana ci metteranno veramente poco a spingertela lì dove non batte il sole, nel culo. Quindi il problema dell'apocalisse zombie, e tu lo sai veramente bene, non sono i morti che camminano per le strade, ma quei pezzi di merda degli esseri viventi. Ora il mondo è solo un'inanimata palla di terra brulicante di non morti e vi chiedete se siate veramente gli unici sopravvissuti. Tra una speranza e l'altra vi conviene trovare un posto dove stabilirvi. Inutile dire che campeggiare da qualche parte o dormire in auto vi condurrebbe alla morte nel giro di pochi giorni. Andiamo quindi a vedere insieme quali sarebbero i possibili rifugi momentanei e permanenti. La casa di campagna potrebbe darvi una relativa tranquillità. Sareste infatti distanti dai centri urbani, che sarebbero pieni di zombie, ma sareste anche molto vulnerabili di fronte a un possibile attacco in massa. Sareste infatti bersagliabili da quattro direzioni diverse e recintare una grossa casa, soprattutto se con mezzi di fortuna, non è per niente un'impresa facile. Potreste stabilirvi nell'ultimo piano di un palazzo in città, ma sarebbe una pessima scelta per via dell'alta concentrazione di zombie nella zona. Certo, ma questo direi che è una cosa principale. E inoltre, ogni piano che visiterete di quello schifoso marcio e fetido edificio, ricordatevi di sbarazzarlo, di sgombrarlo dai morti che camminano, perché rischierete di portarvene dietro altri, un bel gruppo, e a quel punto saranno cazzi amari. Ma soprattutto ricordatevi di avere sempre un piano d'emergenza, un piano B, perché nel caso la situazione si facesse calda, a quel punto sì che saranno cazzi amari. Ci ho pensato e ripensato all'infinito e sono arrivato alla conclusione che l'edificio più sicuro sarebbe niente po' di meno che una scuola superiore. Ascoltate perché.
avreste una zona completamente recintata con una recinzione di ferro molto resistente. Un grande cortile per un'eventuale coltivazione, che significherebbe una fonte di cibo rinnovabile. Ed infine numerose stanze a più piani con la possibilità di chiudere a chiave ogni singola porta ed ogni singolo corridoio. Che siate al sicuro e lontano dai non morti o meno, prima o poi vi capiterà di affrontarli faccia a faccia. Sappiamo tutti come farlo, ma meglio ribadire il concetto. Per uccidere uno zombie bisogna colpirlo in testa. L'unico organo ancora in funzione è il cervello, e sarà vostro obiettivo mandarglielo in frantumi. Ovviamente sono preferibili armi silenziose, come un machete. Lo sceriffo ci spiegherà il motivo. Gli zombie... Quei pezzi di merda non hanno una bella vista, ma cazzo ci sentano bene, ci sentano veramente bene. Questa è una cosa che io odio. Ricordatevi quindi di fare il meno rumore possibile, ricordati sempre tu di fare il meno rumore possibile. Sparate, l'ho fatto anch'io e ci ho quasi rimesso le palle. Sparate soltanto nel caso che la situazione lo richiede, non fate più suoni di quelli dovuti, perché quei bastardi ci sentono veramente bene. Quindi sparate soltanto nel caso che siate circondati senza via di fuga. Non usate armi da fuoco. Io la penso così. Nel peggiore dei casi non sareste gli unici sopravvissuti. Gli altri survivors infatti sarebbero per voi una minaccia ben più grande dei non morti, che ormai avete imparato ad affrontare e a conoscere nei minimi particolari. Le altre persone infatti sarebbero esattamente come voi, disperate, in cerca di un posto dove stare, in cerca di cibo, armi e soprattutto sempre con la paura di morire. È quindi logico che un gruppetto di sopravvissuti, anziché unirvi a voi e combattere insieme, preferirebbe eliminarvi rubandovi tutte le vostre provviste e anche il posto dove vi siete accampati. Sentiamo cosa ha da dirci lo sceriffo in merito. Nota dolente. Altri gruppi di sopravvissuti. Beh, ne ho trovato un bel gruppetto una volta, se non mi ricordo male, e non è che abbiano fatto una bella fine. Sai com'è mettersi contro uno sceriffo. Il consiglio che posso darti è... Se arrivate a uno scontro ravvicinato con un altro gruppo di sopravvissuti, prima di tutto diffidate. Diffidate sempre da qualsiasi altro gruppo di sopravvissuti, perché faranno qualsiasi cosa per mettervela lì. Sempre nello stesso posto, sempre in quello. Non ce ne sono altri, sempre in culo. Quindi cercate sempre di fidarvi, ma non fidatevi mai ciecamente, perché questi bastardi faranno il possibile. E anche qui, al solito, cercate di ucciderli magari mentre non se l'aspettano alle spalle, forse perché no, recedendogli la gola con un coltello. Non usate armi da fuoco, perché uno, sarà uno spreco di proiettili, perché fare casino quando una lama silente può fare meglio il lavoro, no? E poi cercate sempre di risparmiare proiettili per quegli schifosi granchiacci figli di puttana che girano per strada e che bramano il vostro sangue e la vostra carne. Quindi io ho soltanto una legge: vita mea, mors tua. Quindi ricordati, vuoi sopravvivere? Impara a uccidere. Questa è l'unica legge apocalittica. Bene, con questo abbiamo finito e sareste pronti anche da ora ad affrontare l'apocalisse. Fate tesoro di ogni consiglio che avete ascoltato e mettetevi all'opera nel creare il vostro piano. Venom e Coridan vi salutano. Al prossimo video. Certo, Cori. Famo facile a parlare io e te, eh? Che cazzo non ha mai visto un'apocalisse zombie per da consigli? Ok. E dai, Venom, lo sai. Lo sai, pure te lo sai bene quanto me, no? Ne abbiamo visti di film, no? Sugli zombie, Fulci, Romero e quant'altro. Lo sai, abbiamo fatto moltissimi videogiochi, quindi, no? Che ti devo raccontare? Mi sa che è meglio se torniamo a giocare a DayZ. Eh? Ma porca troia. A bestia, a bestia.